Viva le spose, viva il ragazzo dell'associazione, tanti auguri e buona continuazione. Grazie. Mimmo e Giovanna lo ringrazierete poi alla fine sicuramente. Io però vi devo leggere a questo punto un telegramma, ragazzi, io non so cosa sia successo, però è doveroso per voi. No, niente di brutto, però mi è pervenuto. Allora, ma come avete fatto a dimenticarvi di me? Stop. E questa è la prima. Dopo un'estate passata insieme. Stop. Ma come lo fate il matrimonio senza di me? Stop. Né firma, niente. Io non so se questo signore, se... Scusi lei che ha mandato questo telegramma, per caso, non lo so, è nella hall, visto che il telegramma è arrivato, può darsi che con le poste arrivano anche le persone che... assieme al telegramma, o no? Avete visto? Avete visto che non dicevo fesserie, avete visto? E che dicevo io? Una fesseria? No. Allora... Buonasera, mi scusi, si può avvicinare un attimino qui? Io non sapevo neanche se c'era, siccome la posta manda anche gli esseri umani nelle buste, spesso e volentieri. Succede, succede. E allora? E allora, caro signore, mi hanno chiamato da gran gossa perché è successa una cosa. Questi ragazzi si sono sposati, ma mancava una cosa nella loro domandina. Mancava un Buddha! Dobbiamo timbrare questo matrimonio col famoso Buddha! E allora, ora un poco rientriamo in quell'atmosfera! Rientriamo in quell'atmosfera! Allora, ora io prendo il mio famoso codice civile, penale, stradale, navale, commerciale e dirò quelle famose parolicchie. Dopodiché ci sarà il momento cruciale, quello del bullo, è importante, è come qua. Questa fascia che cade sempre, mi sono svenutato, eccomi, allora eccomi, tutto sopra, a posto, facciamo, subito sopra, soltanto un piccolo particolare, devo cambiare occhiali perché sapete, di vicino non ci vedo tanto male. E che c'è, questo è che vedo? Allora, voi, Domenico Mirabile, anzi no, devo leggere prima gli articoli, ma forse ve la leggo quella collega particolare che c'era stamattina. Aspetti che io ve ne leggo altre. Allora, che articolo volete letto? Va bene. Allora, poi Domenico Mirabile, per gli amici detto Guarella. È lui, vero? Figlio di Tindaro Mirabile detto Chicchi. È vero, avete visto che è vero? E di Tina Guerrera, figlia di Don Paolo Iadnaro. Non si sbaglia. Volete prendere come legittima moglie? Serafina? Giovanna Cartile detta dottoressa, mi dicono in giro, è vero? Risponda allo sposo. Sì. E ora sentiamo buono. E voi? Giovanna Cartile detta dottoressa, figlia di Eutichio Cartile, detto Eutilio, meglio come suo, come tizio. Non si sbaglia. Ed Maria, figlia di Giovanni, volete prendere, non dimentichiamo tutti i gatti e un cane c'è a casa, quello è importante, volete prendere come legittimo sposo Dom-
Sì, eccola, finalmente! Più forte, più forte! Più forte, più forte! Sì, ecco, finalmente il grande momento! È il momento che prima mancava! Posso dire una cosa, non è più emulsionata? Dico bene? Funziona il microfono, non so come mai. Sarà che forse i miei sono stati compiti dell'associazione. E l'associazione dice che sorti non ne ha. Dove è mio compare? Ah! Mi precisa che Castello è il mio compare, quindi insieme a mai. Laviate, sì. Metto una firma. Mi balla! Ecco, metto un'altra firma. Non so scrivere, metto solamente le croci quando mi vengono bene. Hai chiesto un triangolo, che tu hai detto? Metto una firma, tanto bravo figliolo, ecco, bravo. Momento solenne. Quella terrena celeste, tutti chi te volete, magari lo conosci stradale. Siete marito e moglie. Facciamo una precisazione: questa qua era una scena della regia che abbiamo messo in scena quest'anno. Stagione Decollato, c'era Giovanna che si è sposata 9 volte con un altro. Non basta questo, questa è la 10ª volta che si sposa. Ah, con l'autista si è sposata 9 volte. Attenzione, qua mi è arrivato un telegramma veloce, veloce, veloce. Me l'hanno consegnato gli amici. Tantissimi auguri da Sigonella, provincia di Catania, da Chantal. Così è scritto, così è scritto. Io non conosco nessuno che si chiama Chantal, o nessuno. Scusate, a sto punto batto pure io le mani, anche se non so, ho capito tutto. Così, ci vuole, dai, quando ci vuole, ci vuole. Domenico, la sera alle 9 vado a letto. Domenico, vogliamo ringraziare a sto punto tu e Giovanna. Sì. Sì. Ringraziamo da parte mia e Giovanna Salvatore. Auguri da Nino da Barcellona. Nino è dipigliatore. No, no, tranquillo, è dipigliatore, lo conosco da diversi anni. No, no, lascia stare. Nino ha qualche problemino, non lo sapevate voi. Ma Chantal no. Bene, ringraziamo per la simpatia, figlia una. Grazie, non ho capito se un sindaco fa veramente... Lei potrebbe fare il sindaco del suo paese, lo sa. Non capire qual è ancora il mio paese. Ah, è questo. Dico, tutto il mondo è paese poi alla fine, no? Giusto, giusto, ha ragione. Prenderò il paese di Pizzosicco. Il paese dei Balocchi, vede lei. Comunque un applauso, bravissimo pure lui.